Agevolazioni, incentivi e strumenti del credito al centro di un incontro promosso a Bari dall'Università I Campus. Nuovi imprenditori, professionisti, studenti ed esperti del settore si sono confrontati sui temi dell'accesso al credito per le imprese del territorio che hanno necessità di finanziamenti immediati per aprire la propria attività imprenditoriale o per quanti vogliano investire sul futuro del paese. Confimprenditori aiuta i nuovi imprenditori e le nuove imprese sempre innanzitutto facendo soprattutto informazione, dando le informazioni giuste, corrette e dicendo sia gli aspetti positivi che gli aspetti negativi. Facciamo un esempio, il bando Nidi è un bellissimo bando, però bisogna dire ai disoccupati, ai nuovi imprenditori che devono anticipare l'IVA, quindi ovviamente ci sono alcuni aspetti che vanno sottolineati e quindi devono loro anticipare delle somme. Questa cosa è una cosa che va sottolineata, poi il resto è più semplice perché una volta individuato il progetto e fatto un ottimo business plan, sicuramente la Regione e Puglia Sviluppo aiutano a fare impresa. Per chi vuole fare impresa oggi ed investire sul futuro, il nodo principale da superare è senza dubbio quello dell'accesso al credito e su questo è stato posto l'accento durante i lavori del convegno Autoimprenditorialità, investire sul futuro. I finanziamenti agevolati soprattutto per le start-up sono una grande opportunità in quanto danno la possibilità a persone che hanno difficoltà di accesso al credito di poter appunto accedere a fondi agevolati tasso zero, fondo perduto per avviare nuove attività. Il problema è che spesso, talvolta avviene che purtroppo queste iniziative non sono adeguatamente supportate da ricerche di mercato che garantiscono da un lato l'ottenimento del finanziamento, ma soprattutto la sostenibilità dello stesso in termini di rendimento.